My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao a tutti amici, l'avevo promesso, io sono sempre qui, impeccabile su questo divano e lui non lo schiodo. Sono qui da settimane. Hai un po' di ragnatele, in effetti. Ciao a tutti, siamo qui con Igor Pasin, incredibile maestro di vita, di country. Mamma mia. D'aiuto e ribadisco e sottolineo, ed è ovvio che quello che ci racconta è della sua esperienza, che insomma deriva da tantissimi anni di cultura country, poi dopo ognuno ha la sua esperienza, quindi ognuno ha il suo taglio di vita, eccetera. Noi stiamo condividendo questa bellissima esperienza che lui ci ha regalato, tutto lì. Allora, parlavamo l'altra volta di questa divisione incredibile fra costa est e costa ovest e parlando dell'America. In Europa questa divisione non c'è perché effettivamente noi abbiamo respirato quello che ci arrivava dall'America, non abbiamo la cultura country, quindi questo spaccato non l'abbiamo vissuto. C'è, ma è molto... più sottile, più leggero, più... Allora, si sente molto, ma da parte di pochi che sono legati alla musica e alla cultura, prettamente di quell'epoca, perché sono molto di più quelli che adesso fanno il canto di quello un po' più moderno, più commerciale, esatto, per ballare, esatto. Ecco, ok. Invece questa differenza che tu mi raccontavi, parlavamo circa degli anni, metà degli anni 90, adesso, quindi sono passati 20 anni, anche in America tuttora si respira, si vive fra la costa est e la costa ovest, o in questi 20 anni si sono un po' unificati, magari non ci sono più i vecchi che erano attaccati ai ricordi perché magari purtroppo l'età li ha portati via, quindi i giovani non hanno questo retaggio culturale? No, c'è ancora. Nel two step adesso c'è questa differenza. Allora, il two step è, come ho detto, il ballo di coppia. Okay, io ho parlato principalmente di line dance. Premetto che quando ero in caserma, come ho detto, sono rimasto per 5 anni, comunque già dopo 2 anni che frequentavo la caserma, sapevo da dove arrivavano i vari Marines, dal modo in cui ballavano, il two-step. Addirittura? Perciò ogni stato aveva la sua evoluzione. Dire che il two-step va ballato in una maniera rispetto a un'altra, dal mio punto di vista, può essere sbagliato. Quello che magari adesso viene portato avanti è quello che ha già una struttura che è sempre collegato a questa parte commerciale. Okay. Dove ha preso una base musicale che riprende molto la tradizione europea. Ho visto in Kansas lo ballano in una determinata maniera, in Texas in un'altra, come dicevo prima. Quello che li accomuna tutte queste persone, è che la musica per andare a ballarla deve piacere. Certo. Non stanno attenti al tempo, a meno che non siano dei maestri di ballo. Ma uno che vive il country per quello che gli trasmette la musica, che sia veloce o lenta non ha importanza. Se è una musica romantica, la vuole vivere ballando con una ragazza, la va a invitare indipendentemente da quale sia il tempo. Se è troppo veloce, adatta uno stile che si presta alla velocità della musica. Ma se l'intenzione è quella di ballare quella musica con una ragazza, si fa il two step come meglio si crede. Non c'è una... da quello che io ho visto... non c'è mai stata una regolamentazione per quella cosa. Si divideva lo stile un po' tra quello che era la musica lenta da quella veloce, perché troppo veloce non riesce a fare il tradizionale quick slow, che è la tempistica del two step. Vai a variare qualche piccolo passo per poter seguire la velocità della musica. Perché sennò saresti sempre fuori tempo, voglio dire. Diventi matto e ti stanchi subito. Allora si va a fare qualche piccola differenza, qualche piccolo miglioramento per seguire la musica. Nashville si appoggia alla costa ovest, cerca dei maestri per riuscire a regolamentare il ballo, per poterlo unire alla musica e venderne di più, ok? Sì, non interessava tanto regolamentarlo, interessava vendere. Interessava vendere, mentre la costa ovest è quella che rimane più sulle proprie radici e lo fa proprio come cultura. Sì. Arriva comunque questa divisione anche in Europa, anche se molto più sobria. Diciamo che dove c'erano le caserme in tutta quanta Europa, le caserme NATO, è andata avanti la parte quella più collegata alla cultura. Mentre dove c'erano le scuole di ballo, le grandi città, è andata avanti la parte commerciale. Commerciale. Tu, che ti sei sentito investito da queste due grandi realtà, quale hai scelto?
È inutile chiederlo, sì, perché vi faccio vedere, abito in un posto meraviglioso con dei cavalli che girano, un alano meraviglioso, quindi ho già capito. Allora, subito per me è stato un po' un trauma. Poi sono arrivato a capire che è giusto che sia così, perché ogni persona deve fare quello che gli piace. Okay? Su questo sono d'accordo. E c'è questa possibilità di vivere il country in una maniera o in un'altra. Quello che però manca è la chiarezza. Quando si va a ballare una musica che non è prettamente country, la si definisce country perché è nelle classifiche adesso in America, va a contorcere un po' quell'idea di chi è, rimane collegato alla cultura, al vecchio stile. Anche se c'è un'evoluzione, l'evoluzione non può essere così tanta da stravolgere quello che si può definire country. Okay. Difficilissimo. E quindi tu che strada hai seguito dopo essere rimasto un po' così? No, io continuo sempre con la mia strada e ho sempre lottato per poterla far conoscere, far capire, divulgare, far capire da dove arriva, il perché e quant'altro. E inizialmente molti maestri erano della mia stessa idea. Il brutto è che molti maestri lavorando in quello che è il country, in quello che è il ballo per insegnare e tutto quello che ne consegue, devono anche seguire le volontà degli allievi. Perciò se la richiesta è più verso il commerciale, una parte più commerciale, è normale che si segua un po' di più quella, altrimenti si va anche a morire. Certo che infatti sì. Anch'io, per poter mantenere fede a quelle che sono le mie idee e quello che mi piace, se l'avessi fatto al 100% non ci sarei più. Certo, perché certo, come ho detto prima, le persone sono molto poche che apprezzano quello stile, perciò un po' ci si aggiusta. Non sono mai uscito io da certi determinati schemi perché voglio comunque e lavoro per rimanere legato a quella determinata situazione, però è andata a perdersi un po' quella parte che è più collegata, come dicevo prima, al Texas, all'Arizona, al New Mexico, con la loro tradizione, col loro modo di fare, col loro atteggiamento, col loro modo di vivere la musica, il ballo e la cultura. Ma te pensa. Igor, sei un grande, grazie di cuore, grazie a voi, grazie anche delle mail che mandate. Ci vediamo la prossima settimana. Prossima settimana. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Grazie, ciao. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems, sadly.